questi giorni assistiamo a una vera e propria invasione di clandestini. Le coste italiane sono sempre in emergenza, i centri di accoglienza sono al collasso, il business sull'immigrazione è ovviamente ripreso alla grande. E l'Italia è totalmente abbandonata, dobbiamo dircelo. Ho infatti chiesto al Parlamento europeo di sapere quanti migranti sono stati ricollocati nel 2020. I numeri fanno davvero rabbrividire. Di coloro che sono sbarcati nel 2020, solo 33 sono stati ricollocati. 33! Lo ripeto perché è un dato surreale. In Italia nel 2020 sono già arrivati quasi 24.000 immigrati. E quanti sono stati distribuiti in Europa? Solo 33. 33! È incredibile! La Commissione europea ci tiene a dire che sono stati ricollocati anche 302 immigrati per sbarchi avvenuti nel 2019, i cui costi per l'accoglienza da un anno sono stati quindi a carico dell'Italia. Si vantano anche di dire che nei prossimi mesi altri 500 migranti saranno ricollocati. Numeri che, possiamo dircelo, fanno ridere, ma di cui loro vanno molto orgogliosi. È pazzesco. Gli immigrati continuano ad arrivare in massa in Italia e pochissimi vengono trasferiti, tra l'altro con ritardi che arrivano anche a oltre un anno. In questo contesto, non dimentichiamolo, abbiamo anche centinaia di immigrati che i paesi del nord, a partire dalla Germania, ci rimandano indietro in base al regolamento di Dublino. Insomma, un vero e proprio disastro in un contesto in cui non c'è la rotazione dei porti né alcun automatismo di ridistribuzione. Il governo italiano si lamenta? Manco per sogno. Accetta di essere il campo profughi, anzi clandestini, dell'Europa in totale silenzio. Con Salvini gli sbarchi erano crollati, il confronto è imbarazzante. Infatti nel 2020 sono già arrivati quasi 24.000 immigrati, mentre nel 2019 con Salvini, nello stesso periodo, ne erano arrivati meno di 7.000. Ed è tutto evidente che con questo governo di incapaci l'Italia è tornata ad essere unico approdo di clandestini di tutta Europa.